Non è una direzione sufficiente perché se si vuole, come dire, cambiare davvero, come poi viene detto rispetto alla legge di stabilità, che il tema è la vera sfida sul lavoro a tempo indeterminato, bisogna fare un intervento molto più radicale. E sottolineiamo anche che c'è una contraddizione esplicita tra il cosiddetto decreto Poletti, cioè quello che istituzionalizza il contratto a termine nelle sue varianti per 3 anni e poi dire che dopo c'è un contratto a tutele crescenti, perché si sta in realtà da un lato rafforzando un elemento di precarietà e dall'altro indicando una relazione a tempo indeterminato. Vorrei anche dire che i numeri ci dicono che le forme di lavoro che stanno crescendo, penso ai voucher, al lavoro a chiamata, a tutte queste altre forme di precarietà che ci sono particolarmente incidenti e nel Job Act non c'è né l'estensione degli ammortizzatori per queste forme, che sono tutte forme di lavoro di breve periodo, anche se ripetuto, e soprattutto non c'è l'intenzione di cancellarle, quindi non mi pare che siamo di fronte a una così significativa revisione. Poi ovviamente siamo anche di fronte a tante affermazioni, perché tra le dichiarazioni del ministro Poletti e le indicazioni contenute nel testo della delega continua a esserci una significativa differenza.